Alzi la mano chi, solo un mese fa, avrebbe pagato per avere anche solo una speranza di fare playoff. Forse perché quest'anno la pallacanestro Trapani è stata in grado di far sognare i tifosi, di gettare il cuore oltre gli ostacoli, il plurale è voluto. Forse perché mai, come in questa stagione, le limitate possibilità si sono tradotte in appartenenza e abnegazione. Forse perché avevamo creduto che impossible is nothing, la sconfitta di San Severo brucia tanto. Una squadra molle, quella che in 40 minuti si è resa ad una San Severo che ha avuto più voglia, più verve. Una delle più brutte partite della stagione per la pallacanestro Trapani. È chiaro che le 20 palle perse facciano cadere le braccia agli appassionati dei colori granata, che la squadra non sia stata quella che hanno imparato a conoscere. È giusto criticare, ma da qui a parlare di mancanza di dignità o di vergogna, riferendosi alla squadra, come qualcuno sui social puntualmente ha commentato, lascia basiti. Basiti per un motivo semplice, che esula dal diritto di ognuno di esprimere il proprio sacrosanto parere, ma perché vuol dire non aver colto appieno questi mesi travagliati. Sarà stata la pancia piena di una salvezza arrivata in anticipo? Può darsi. Forse solo coach Parente, che ha vissuto dentro e fuori questa stagione, sono concesse parole forti dirette ai suoi ragazzi, come ha fatto al termine della partita. Una stagione che però ancora ha una piccolissima speranza per non essere chiusa, speranza che passa dalla sconfitta di Mantova nelle sue prossime partite, deve recuperare una gara mercoledì, e la vittoria di Trapani nell'ultima in casa domenica 1 maggio. Certo, ipotesi remota, ma pur sempre viva. Allora, con gli occhi puntati sulle sorti di Mantova, domenica prossima la pallacanestro Trapani proverà a prolungare questa stagione per la quale la riconoscenza è già atto dovuto. Credo che sia stata una partita da una squadra che aveva desiderio e voglia di vincere, è una squadra in vacanza, quindi mi assumo completamente le responsabilità perché non sono riuscito a trasmettere l'importanza di questa partita. Per noi, se volevamo giocarci, tentare di giocarci playoff, la differenza di agonismo in campo è stata palese, e la non voglia è stata palese. Differenza anche tecnica, 20 palle perse non puoi vincere mai in trasferta, ma perse banali dalle mani, e l'atteggiamento molto molto superficiale da squadra in vacanza, quindi credo che la colpa sia completamente mia, che non sono riuscito a trasmettere l'importanza di questa partita. Ripeto, San Severo non è che ha meritato, ha strameritato, due squadre completamente differenti, una squadra che ci ha creduto, che ha lottato ogni pallone nonostante gli mancasse un americano, è una squadra, ripeto, il termine mi viene a dire solo in vacanza perché non voglio aggiungere altro. Bene.